Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto eseguiamo l'appello. Mi ha consultato Michele. Presente. Leone Giuseppe. Leone Antonio. Presente. Marcio Luigi. Martuccio Sfuntina. Marcio Cirico. Presente. Nigro Celeste. Di Paolo Antonello. Presente. Il Grosso Giuseppe. Presente. Leone Antonio Immacolato. Presente. E qua Dio Maurizio. Presente. La seduta è valida. Buongiorno a tutti. Prima di dare avvio al consiglio, chiedo di osservare un minuto di silenzio per il decesso del presidente Enrico Giorgio Napolitano, figura di scritto nella storia della Repubblica. All'ordine del giorno e la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ratifica di vigore di giunta numero 28, variazione del 2022, verifica salvaguardia e equilibri generali di bilancio previsionale 2022-2024, presa d'atto per il di stima del gestione delle società con l'energia, gestione di utili di superficie solo. Il raccolto 35 della parcella 639, catastrofe del Nico di San Mita, nomina revisione di fondi, invece lo posto 2022, luglio 2015. Il secondo punto all'ordine del giorno, invece, siamo costretti a rinviarlo in quanto la revisione dei conti non c'è ancora fornito il parere necessario. Quindi procediamo direttamente al terzo punto dell'ordine del giorno, che leggo. Costituzione, associazione del distretto diffuso del commercio tra i comuni di Molinara, Apice, Basilice, Buonalbergo, Campo d'Artaso, Castelfranco in Mescano, Castelpagano, Castelfranco in Valfortore, Colle Sanità, Giuliano in Valfortore, Premiero Lampade, Premiero Monforte, Ministro degli Schiavoni, Monte Falcone in Valfortore, Montone Paduli, Valuriano, Pesco Salinita, Monte Lampolfo, Lino, San Bartolomeo in Caso, San Giorgio d'Armolara, San Marco di Tavola, Sant'Arcangelo di Monte, Santa Croce del Sangue Sassinolo e partecipazione al bando regionale per il riconoscimento del distretto diffuso del commercio denominato Autosani. Approvazione, accordo di distretto, atto costitutivo e statuto dell'associazione. Relazione al sindaco. Buongiorno, c'è poco da relazionare. In pratica è un'associazione con tutti i comuni che tu hai menzionato. Questo ci consentirà di partecipare eventualmente ai futuri bandi che usciranno per valorizzare sia le aziende che fanno parte di questi comuni, ma anche i comuni stessi, quindi questi finanziamenti possono essere indirizzati sia ai privati, in maniera diciamo così, più importante, che agli enti stessi, nella riqualificazione di piazze, aree mercatali e quant'altro. E noi ci proviamo, ce ne sono due distretti che sono stati costituiti, uno fa capo a Benevento e l'altro è costituito da tutti quanti i comuni che fanno parte del Fortore e del Tammaro, anche se ci sono altri comuni tipo
Sant'Arcangelo e la zona che hanno aderito anche loro. Sono 30 i comuni, ci sono anche delle associazioni, c'è anche l'associazione della Fiera di Morcone. Per costituire questa associazione ogni comune verserà 1000 euro. In linea di massima ci siamo già fissati un tetto che questo 1000 euro non può essere mai sforato. E veramente l'auspicio è quello di essere di metterlo una tantum, ma al limite sono 1000 euro all'anno per poter costruire questi uffici che poi loro cercheranno di intercettare i finanziamenti e di seguire gli iter per far sì che il nostro distretto venga valorizzato nella giusta misura e niente. Quindi abbiamo ritenuto che fosse un'iniziativa a cui poter partecipare, non abbiamo certezze, ma se non partecipi non c'è assolutamente la possibilità di avere finanziamenti. Io vi invito a parlare se ci sono delle considerazioni, siamo qui per dare spiegazioni e parlare. Grazie. Per quello che ho voluto sapere sulla questione, so che ci sono stati fatti degli incontri, hanno partecipato i rappresentanti dei vari comuni e si è insomma discusso anche la struttura dello statuto, so che sono arrivate di suggerimenti riferiti a modifiche e che io sappia sono stati accolti, per esempio circa il ruolo del rappresentante legale di questa associazione, circa la data, circa credo che non è stato fissato nemmeno la sede fissa diciamo per sempre di questa COFIC. Quindi c'è stato un lavoro diciamo di partecipazione che io sappia da parte di correggimi se non è stato questo il percorso. Quindi non è che è arrivato uno statuto imposto, è arrivata una bozza di statuto e si è ragionato su quello. Assolutamente sì, c'è stata la partecipazione di tutti quanti i comuni che hanno aderito e quindi ogni comune ha espresso il suo parere. Sono state modificate delle cose, all'inizio c'erano proposte diverse e poi si è arrivato allo stato attuale che è quello dello statuto che è stato comunque firmato settimana scorsa, non mi ricordo quando, mi sembra giovedì siamo stati a Morinara, quindi abbiamo firmato tutti quanti i sindaci che sono qui a rappresentare i comuni che sono scritti nella delibera. Non ci sono grossi problemi, qualche comune ha ritenuto di non partecipare, quindi non ha partecipato. Gli altri che hanno partecipato, logicamente il ruolo va riconosciuto dal mio punto di vista a Morinara perché Morinara è stato il comune che ha proposto questa cosa e quindi poi tra l'altro voi sapete che i comuni capofila hanno più responsabilità, anticipazione e cose, ma era anche e soprattutto una forma di rispetto di un pensiero della città di Morinara che si sono praticati affinché questo distretto si potesse realizzare. Ma una cosa su cui io credo e penso che può essere in prospettiva una cosa vantaggiosa per tutti. Poi giusto un'altra cosa, e poi dico quelle che possono essere le prospettive di opportunità. Ad oggi credo che sia difficile andare a realizzare oggi. Ci saranno, grazie a questo nuovo avvenuto della giuridica, ci saranno delle opportunità che verranno avanti, verranno situazioni che poi strada facendo insomma, si dovranno costruire. Mi chiedevo se già si è deciso la partecipazione della rappresentanza della direttiva, chi ne fa parte, se già abbiamo bisogno di nuove cose che ancora non sono, quindi non sappiamo chi sono i comuni che poi considerano all'interno del direttivo. Procedere alle votazioni, chiedo di approvare per la mano, chi è a favore? Chiedo di votare per il migliore sui diritti, chi è a favore? Prova.
quarto punto alla stessa convenzione per la costituzione di un'associazione tra i comuni per l'attuazione del progetto di consiglio progetto interregionale per la valorizzazione di Riccia e Colle Sabina, ultimi comuni a confine, di cui all'avviso pubblico pubblicato in data 7 giugno 2023 dal Ministero del Turismo, sul fondo del titolo di comuni a cooperazione destinata all'articolo 1, comma 207 della legge 29 al fine di incentivare interventi innovativi di produttività, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Buongiorno. Certamente si tratta di ratificare una convenzione con il comune di Riccia. Abbiamo avuto dei contatti con il comune per cercare di partecipare a questo bando e cercare di fare un progetto che sia degno della trovazione degli organi che lo devono valutare. Si tratta di un progetto, come avete visto, riguardante un fondo per piccoli comuni a vocazione turistica. Nell'elenco dei comuni con Pavina, anche con le Sabina come il comune di Riccia, è un progetto che dà priorità e dà punteggio all'associazione dei comuni. Abbiamo pensato con il comune di Riccia di fare questa cosa insieme. Perché diciamo noi siamo collocati come ultimo comune della provincia di Benevento al confine con il Molise, come pure Riccia è l'ultimo comune del Molise al confine con la provincia di Benevento. Abbiamo questa risorsa naturale che è il bosco in comune, oltre al bosco comunale di Riccia e il bosco della colonia, abbiamo coinvolto la colonia di Decorata e quindi presenteremo questo progetto. Cosa consiste il progetto? Vi dico, c'è diciamo, rispettando un po' quelli che sono diciamo, i punti del bando, il progetto consiste in una pista ciclabile che parte dal comune di Riccia, costeggia tutta la statale, arriva al bosco di Riccia e prosegue entrando nel bosco della colonia di Decorata fino al lago. Al lago è prevista una postazione bike, ci stanno delle bici elettriche. È previsto poi, oltre alla pista ciclabile, il parco avventura al lago di Decorata. Questo parco avventura sarà corredato da una serie di servizi. Sono previsti dei bagni autopotenti e sono previste un paio di postazioni con delle bubble room, se ci riusciamo, se tutto andrà bene, delle suite bubble room, che sono poi quelle bolle trasparenti, diciamo, ormai stanno tutte in inglese, ma sono quelle bolle trasparenti in cui fare praticamente sono dei mini appartamenti in cui uno può soggiornare ed ammirare la bellezza naturalistica del posto. Oltre a questi interventi al lato è prevista un'estensione che arriva poi fino a Colle Sannita, nel senso che c'è per usufruire poi sia del parco venduta che di tutti gli altri servizi che stanno attorno al lago, è prevista anche una postazione qua a Colle Sannita nello spiazzo davanti all'oratorio. Una pensilina, si è pensato ad una pensilina multifunzione che accoglierà la casa dell'acqua, la casa del latte, un'altra postazione e bike di bici elettriche per poi raggiungere eventualmente il lago, e chiaramente la pensilina sarà multifunzione, potrà essere utilizzata anche come fermata autobus e così via. Anche in quella zona è previsto un bagno autopulente, una cosa che diciamo,
pensavamo sempre di realizzare comunque un bagno pubblico, sarebbe necessario nel comune. Poi nella vecchia sede della casa comunale abbiamo previsto un paio di locali per me di piano terra, di vigili urbani, un info point turistico attrezzato chiaramente con tutta la strumentazione necessaria per la gestione del parco avvenuto e di tutte le attrezzature necessarie. Questo è il progetto che presenteremo per poter accedere, sperare di avere quanti più punteggi possibili. Questa cosa la facciamo insieme al Comune di Riccia, chiaramente anche al Comune di Riccia ci serve, anche il Comune di Riccia ha previsto degli interventi al Bosco di Riccia, loro parlano di ripristinare il Bosco delle Fate, fare questa diciamo, dare valore alla strada del latte, loro così la intendono, quindi coinvolgere anche possibilmente delle aziende private, e questo è il progetto, insomma. Chiaramente il progetto è in fase di iscrizione, semplicemente per partecipare. Poi sì, se tutto va bene si entrerà in realtà. Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Allora, relativamente a questo punto all'ordine del giorno e prima di esprimere il nostro parere di voto, ci tengo a ringraziare l'amministrazione comunale di Riccia che ci ha dato questa possibilità, quale capofila e sindaco Pietro Testa, per averci proposto appunto di partecipare in forma aggregata a questo progetto. Mi ha anche fatto molto piacere scoprire che il nostro comune è stato classificato dall'Istituto Nazionale di Statistica come comune a vocazione turistica. Penso si riferisca alla frazione decorata al laghetto, immagino. Restando in tema di vocazione turistica del nostro territorio, in base alla popolazione dei comuni, noi siamo comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. E quindi siamo. È un po' la stregua dei fondi. Con la precisione, siamo definiti comune a vocazione montana, però anche i comuni a vocazione montana potevano partecipare al bando. Cioè, io parlavo dell'Istituto Nazionale di Statistica, facevo questa cosa che ci aveva definito praticamente comune a vocazione turistica. Allora, mi faceva solo piacere, è solo questa mia domanda. No, all'articolo ci ha legato l'elenco dei comuni che rientravano in questa, e noi siamo definiti comune a vocazione montana. Però anche i comuni a vocazione montana potevano partecipare a questo. Non mettevo in discussione chi potesse o meno partecipare, esprimendo solo una mia considerazione circa il fatto che siamo stati comunque definiti comune a vocazione turistica, semplicemente quello. Quindi, sempre restando nel tema di vocazione turistica e del nostro territorio, in considerazione di questi ultimi eventi che si stanno verificando nel nostro comune, sui quali non entro, vorrei dare una definizione, se mi consentite. La definizione è questa: avendo incarichi di responsabilità, evita ipocritamente e opacamente di prendere posizioni e pronunciare un giudizio. Questa è la definizione che ho trovato su internet di Ponzio Pilato, cioè un funzionario romano che anziché prendere una posizione se ne lava le mani, e forse per evitare di irritare la suscettibilità di alcuni amici di merenda. Per quanto riguarda la votazione, siamo favorevoli. Ci sono altri interventi? Sì, allora, hai perso l'ennesima occasione per evitare insulti gratuiti. Le merende ognuno le fa con gli amici che ritiene, e quindi questa parola te la potevi risparmiare. Ti sei classificato, la coda di paglia. Io non sono intervenuto per le parole, sempre la solita arroganza. Io non sono intervenuto. Evitiamo di accavallare gli interventi cortesemente, altrimenti si crea. Allora, da fare monologhi, ma qual è il tuo problema? Consigliere di minoranza Zeola, qual è il tuo problema? Hai parlato? Ti ho dato lo spazio per parlare? Mi sono permesso di interromperti? Mi sono permesso di interromperti? Assolutamente no. Era congrua e consone al
argomento che stavamo trattando? Assolutamente no. Secondo lei è una cosa gratuita e ti ringrazio, ti sei qualificato, non ti rispondo, ti sei qualificato, ormai ti conoscono e stanno imparando a conoscerti tutti, va bene? Per quanto riguarda la proposta del sindaco di Riccia che ci ha invitato, siamo stati invitati tutti e due, io ho invitato lui e lui ha invitato me, potevamo scegliere altri paesi e quindi abbiamo ritenuto di aderire alla proposta di Riccia, abbiamo scelto che Riccia facesse l'ente capofila perché abbiamo un bosco in comune, quindi è stata una scelta, avrei potuto fare, certamente è stata una scelta e avrei potuto fare altre scelte, decidere di stare con altri paesi è stata una volontà anche nostra, decidere di stare col comune di Riccia, è normale che uno dei due nel momento in cui c'è un accordo deve fare il comune capofila e abbiamo ritenuto che Riccia fosse capofila per lo stesso principio che anche loro si erano attivati come il sindaco di Molinara e quindi è la stessa cosa, ma l'abbiamo scelto serenamente, abbiamo valutato attentamente perché avevamo anche altre offerte di altri paesi con cui partecipare per aderire a questo bando, quindi abbiamo pensato che dato che in passato avevamo avuto già dei rapporti con il comune di Riccia e questa cosa ci avrebbe consentito di acquisire un ulteriore punteggio, una cosa che abbiamo già fatto anche con il comune di Castelpagano, la stessa cosa, avremmo acquisito lo stesso i 10 punti che ci fanno scattare nella griglia e quindi poi poter essere valutati se la progettazione è meritevole o meno. Quindi io sono abituato a trattare gli argomenti che sono all'ordine del giorno, non mi sembra di aver mai ingiuriato qualcuno gratuitamente nelle opportune sedi e quando verranno trattati determinati argomenti anche io dirò la mia. Ponzio Pilato non mi sembra di riconoscermi Ponzio Pilato, sono una persona abituata a metterci la faccia, comunque qualsiasi cosa faccio vengo sempre attaccato, ma va bene, il ruolo non me l'ha ordinato nessuno di rivestire questo ruolo, sono orgoglioso di rappresentare la mia comunità e quando ci sarà la scadenza del mandato io mi affiderò alla volontà della nostra comunità e quindi decideranno loro chi dovrà rappresentarli. Fino ad allora ho il dovere di prendere delle decisioni, di assumermi delle responsabilità e di esprimere anche il mio pensiero. Non mi sembra di aver mai offeso nessuno, né in quest'aula e né tantomeno sui social. Ogni giorno vengo apostrofato, ingiuriato, non ho mai risposto a nessuno, mai, e non mi permetterò di farlo. Spero che la pazienza continui ad assistermi e va bene così. Io saluto i presenti, saluto le persone che ci stanno seguendo da casa, mi scuso per questi siparietti, ma d'altronde un ruolo se lo devono anche ritagliare, altrimenti di che cosa devono parlare? L'applauso lo fai a casa tua, qui è una sede istituzionale, non è un pubblico teatro. Grazie. Continuiamoci subito. Prego. Sì, io volevo solo dire che ci fa piacere ci fa piacere la convenzione con il comune di Riccia che è ente capofila, quando si legge qua sopra. Mi fa piacere che finalmente si dia atto a questo, a questo progetto che avevamo già con gli altri consiglieri iniziato e intrapreso già nel programma elettorale, come tutti quanti loro sanno. Ma non mi piace questo rispetto che tiene il sindaco che si alza e se ne va a chiacchierare con gli altri. Però non no, cioè questo è il rispetto che tiene, che non ha mai giuriato anche rispetto del tuo no, 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 dico questo è il rispetto che tiene, vabbè, tra l'altro ma non siamo abituati, l'unica proposta che volevo attenzionare ai consiglieri di maggioranza è di dare attenzione perché
arrivando alla realizzazione del progetto, soprattutto nella fase finale, quando assegneranno i fondi, ci sarà sicuramente la solita rimodulazione, come è già capitato per il precedente progetto che abbiamo fatto con la convenzione con il Comune di Lince, che è stata approvata, però per la questione di carenza di fondi, insomma, sono stati assegnati pochissimi soldi. Ma questo perché? Perché nella rimodulazione di questi progetti ministeriali sicuramente sono destinati al ribasso. La destinazione al ribasso sicuramente comprometterebbe quindi il progetto. Questo parco avventura io ci vedevo tanto già dall'inizio, quindi mi dispiacerebbe magari rinunciarci. A me fa piacere che chiunque lo faccia. Grazie. Giusto per una cosa che mi sono dimenticato di dire, che il progetto copre tre annualità, quindi ogni annualità c'è un fondo di 500.000 euro, speriamo che. Poi, come è fatto il bando, è invitato a premiare pochi progetti, quindi dobbiamo sperare prima che il nostro progetto sia di una certa validità, e visto che ci saranno pochi, non penso che ci sia una rimodulazione nell'assegnazione, però diciamo il primo scopo è quello di andarci a confrontare con altri progetti che saranno presentati. Ma lo dicevo solo per la luce di quello che è già successo con l'altro progetto, diciamo, posso? Buongiorno. Ma il progetto ce l'abbiamo già, quindi è stato terminato stagliato. No, il progetto, diciamo, il progetto è in fase descrittiva, quello che vi ho detto. Lo studio di fattibilità? Non è manco lo studio di fattibilità, è proprio una descrizione, una scheda per ci stanno delle tempistiche da caricare, dei documenti da caricare sulla piattaforma, è una descrizione con un importo economico da se volete vi do anche qualche numero, insomma noi stiamo con tutto quello che ho detto intorno ai 540.000 euro come opere da realizzare per quello che ci siamo detti. Di questi 540.000 euro più o meno valutati per la realizzazione dell'intervento, poi c'è un'altra parte che è stata contabilizzata però nel comune di nel quadro economico del comune di Lincia, che comprende anche un tratto di pista ciclabile che poi arriva a Pecce Carina, ma arriva a Scualone, a De Lorenzo, quello sarebbe di competenza del comune, però è stato caricato nel quadro economico del comune. Complessivamente dovrebbe arrivare un milione di euro. Ma non c'è bisogno, non mi è ma il comune proponente è stato Lincia. Ci siamo visti varie volte, avevamo avuto altre proposte, ci siamo incontrati anche con altri amministratori. Alla fine, guardando un po' il bando, come si attribuirono i conteggi, c'era questo fatto che ci stavano questi 10 punti in più se si aggregavano comuni che avevano già avuto rapporti di aggregazione per altri progetti. Siccome con Riccia già c'era stato questo progetto fatto, abbiamo pensato di sfruttare questi 10 punti. In più poi c'è proprio la vicinanza del luogo tra il posto di Decorato e quello di Riccia, e quindi diciamo, la scelta è stata fatta per cui, anche per perseguire l'obiettivo che, come diceva il consigliere Zeronda, era una proposta che avevamo messo nel nostro programma elettorale e cercavamo di portarla a terra. Chiaramente non è che ci sta uno che ti viene a prendere e dice tu partecipa con me, c'è stato un dialogo, ci siamo sentiti con vari comuni e alla fine è stato scelto di seguire questo percorso. No, mi chiedevo semplicemente come mai non so ora, perché purtroppo questa è la terza fase di finanziamento del Ministero della Cultura e ci sono state le prime due molto più interessanti, perché la stessa identica misura, la stessa dell'anno scorso, prevedeva addirittura il doppio delle risorse, si arrivava fino a 3 milioni e 2, 1 milione e 6 in forma singola,
Ma la cosa più interessante era il fatto che chi aveva partecipato a quel bando, i famosi 294 punti, avrebbe poi potuto usufruire quest'anno di un bando secondo il quale i cittadini dei comuni conosciuti in quell'elenco potevano partecipare ad un ulteriore bando che prevedeva il 100% del finanziamento fino a 150.000 euro per l'incentivo alle attività culturali, turistiche, ricettive e commerciali che ricadevano in queste zone. Quindi ce ne veniamo alla terza possibilità. E cioè, non è di 150.000 euro, quindi è restante di 500. No, c'è pure 50.000 euro al cittadino che faceva richiesta che era residente nei comuni conosciuti nel bando precedente. Il bando del comune che dava 1.600.000 euro, Basilicola 3, 2 euro. L'hanno fatto quasi tutti i comuni. C'era per esempio 30.000 euro, c'è insieme a Santa Croce del Sacro. Questo aveva partecipato a questo. Ha partecipato a un bando, allora se devi dire le cose, sei invitato a dire la verità. Circello ha partecipato a un bando con Santa Croce perché è un sito archeologico di rilevanza storica che ha i vicoli Bebbiani e che ha il castello medievale. Santa Croce ha partecipato senza avere nessun tipo di requisito. Noi non potevamo partecipare, il punteggio Santa Croce l'ha acquisito con il sito di Circello, con gli scavi dei libri per piano. Ma se tu vuoi confondere le persone, sei capacissimo, perché non è quello che stai dicendo, non è quello che io, quel bando, non avendo siti storici, non avendo siti archeologici, non avendo siti di rilevanza che gli ci avrebbero consentito non il punteggio ma di partecipare, non potevamo partecipare a meno che non ti associavi ad un comune che avesse questi requisiti. Cosa che ha fatto Santa Croce, tanto è vero che la maggior parte del finanziamento va a Santa Croce e una parte marginale va a Circello, ma sono scelte politiche, non entro in merito, e ogni volta che mi venite qua in Consiglio Comunale a sminuire la nostra opera e a dire no vanno scelte, no avete perso questo, no avete perso quest'altro, non vi preoccupate, abbiamo perso, abbiamo guadagnato, noi facciamo quello che siamo capaci di fare. Quando arriverà il vostro momento e sarete più capaci di intercettare finanziamenti, fare tutte queste cose qua, vi possiamo solamente ringraziare. Prima vi fate dare la fiducia, poi vi mettete qua e avete da lavorare, perché sempre a dire no ma quello, no ma quell'altro, noi le cose le stiamo facendo, la gente ci valuterà per quello che abbiamo fatto e anche per quello che non abbiamo fatto, ma valuterà anche voi per questo disfattismo e per sminuire sempre il mio paese, perché non posso accettare, siete stati scelti, ma noi siamo stati scelti proprio con una ben amata cippa. Noi abbiamo deciso di aderire con Riccia perché volevamo realizzare quel progetto che avevamo detto durante la campagna elettorale e di cui l'ex vice sindaco l'ha anche menzionato, che era il parco avventura valorizzare il lago di Decorato, e per questo è stato scelto Riccia, perché altrimenti avremmo potuto partecipare con Castelpagano, perché anche con Castelpagano noi abbiamo avuto già delle cose insieme, il centro di aggregazione, forse il paese con cui abbiamo collaborato di più. Abbiamo scelto Riccia. No che sono stato invitato a Riccia perché volevo non avrei partecipato a nessun tipo di finanziamento. Tanto è vero che un altro finanziamento l'abbiamo fatto con Circello, ve lo anticipo, e con Rino, che ancora non abbiamo definito tutta la convenzione, dove Circello sarà comunicato fino. Ma per scelta. Ma ogni volta che facciamo una cosa dobbiamo essere sminuiti. Ma e devo accettare subitamente, no, grazie, mi ricamo con quell'ironia di che io sono stato scelto. Io scelgo, la faccio, ce la metto. Tutte le volte. La prima cosa, io non ho fatto polemica, io ti ho chiesto sempre. No, fai parte del gruppo di sei parte, è di un gruppo presente. La minoranza è il tuo capo, è il tuo delegato, non so come chiamarlo, il capogruppo, non lo so. Allora non è che ha fatto polemica, ha usato delle espressioni quantomeno infelici. Posso fare una precisazione? Molto semplicemente sogniamo. Ah, mica io semplicemente ho detto che sono state perse delle occasioni, perché se si partecipava a quel bando, ci sta scritto i requisiti, e quei 10 comuni sono stati finanziati, non solo Colla, erano il doppio delle risorse, i cittadini di Colla avrebbero potuto avere risorse per le attività imprenditoriali, che erano 3 volte, 4 volte tanto quello che tu hai dato, i 25.000 euro che tu hai dato, che voi avete dato, perché era il quadruplo.
e non gravanti sul, sul nostro bilancio, ma gravanti sul, 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 sul finanziamento. Quindi 25.000 euro che erano sulla spia. No, però quei tre che voi avete dato, quelli 70.000 euro che si potevano fare altro, sono stati divisi di incentivare le attività. Perfetto. Gli altri hanno e con questo modo ce l'avete 150.000 euro, non 25.000 euro, e con quei 70.000 euro avreste potuto fare altro. Semplicemente questo ho detto, non ho detto che dovevi fare, io ho detto semplicemente che è successo questo. Siamo alla terza fase di questo bando e prima le opportunità erano diverse. Punto. Relativamente alla proposta, ho chiesto, non ho capito, di chi è stata la proposta? È stata del comune di Riccio o è stata del comune di Como? Che cosa cambia? Tu hai votato a favore, sei favorevole, sei favorevole. A te che cosa cambia se è stato il comune di Riccio o se è stato il comune di Como? Ti ho detto, e in italiano penso chiaro, che noi ci siamo confrontati con il comune di Riccia e anche con altri comuni e abbiamo convenuto noi che per noi era più vantaggioso presentare questo progetto con il comune di Riccia perché ci consentiva di intervenire sul lago di Decorata, perché se lo avessimo fatto con il comune di Castelpagano o con altri comuni non avremmo avuto il sito per poter fare la cosa, dato che noi volevamo puntare, dato che ci sta la continuità, quindi nella speranza che venga preso in considerazione il fatto che abbiamo due regioni, nella speranza che venga presa in considerazione il fatto che ci sono due paesi ultimi, e l'assessore l'ha spiegato, l'ultimo paese della provincia di Benevento, l'ultimo paese della provincia di Riccia, tant'è vero che anche sul titolo ci siamo messi a tavolino perché volevamo descrivere gli ultimi saranno i primi, gli ultimi non saranno, speriamo che non siano più ultimi. È stata una scelta e adesso che voi vi state formalizzando chi ha fatto la proposta quando due si sposano uno fa una proposta e l'altro dice di sì, perché altrimenti se quello dice di no vuoi che fai la proposta e non ti sposi, e questa è la stessa cosa che è successa a noi. Abbiamo scelto noi come Riccia ha scelto noi abbiamo scelto Riccia e Riccia ha scelto noi, poi non c'è il vincolo che loro dovevano fare il comune capofila. È normale che è più semplice, ti invito come comune capofila, se fosse stato il contrario avremmo invitato noi a Riccia. Ma se questa cosa pensate che stia dicendo delle bugie, chiamiamo al sindaco di Riccia, Pietro Testa, e vedete, lo facciamo venire qua e vi spiegherà voi tutto quello che io vi sto dicendo, perché non sono abituato a dire bugie. E ogni volta, chi è fatta la proposta? Chi è fatta la proposta? A me pare che cambia qualcosa. Cambia. Chi ha fatto la proposta? No. Comunque adesso abbiamo votato, finisci di fare l'intervento e quando, perché non è che possiamo stare fino a domani mattina, perché devi sapere chi ha fatto la proposta e non ho capito qual è la finalità di questa cosa, chi ha fatto la proposta. Semplicemente mi sono reso conto, a seconda di quello che dice l'assessore, della differenza dei voti distribuiti. Sì, va bene, questa è stata una scelta nostra, va bene. Caro consigliere Giacquetti, 1,5 milioni di euro, no? Comprende tutte le spese, tutte l'IVA, quindi alla fine si tratta di avere 500-600 mila euro per ogni comune. E ti ho spiegato che il nostro intervento all'acqua è 540 mila euro. In più ci sta escluso un pezzo di pista ciclabile, che sta nel quadro economico del comune. Quindi siamo a 600.000 euro. 600.000 euro a Como e 600.000 euro a Riccia. E tutto il resto sono spese. E se lo vogliamo capire, poi tu dici che sono 900 a Riccia e 300 a Como. Allora, prima cosa non è specificato, perché uno che parla di... Sto dicendo che non ho specificato la domanda. È una descrizione del progetto, non abbiamo sì, la fattibilità. Se è netto, se è loro. È interrotto. Ti sto dicendo che dovevamo arrivare a 1,5 milioni, compreso di spese. E questo è quello che abbiamo pensato più o meno per i lavori. È una descrizione del progetto, non è nemmeno uno studio di fattibilità che c'è un quadro economico standard come si fa. Vabbè, comunque, giusto la metà rispetto a quello della volta precedente. Grazie. Presidente, no, ma sono semplicemente, noi abbiamo letto da questo, quindi non volevo suscitare nessuna questione. Il comune di Riccia è in proposta di deliberazione. Il comune di Riccia, combinante tra l'altro con quello di Colle San, ha proposto a questo ente di presentare il potere del progetto.
A proposito, abbiamo detto qua e abbiamo riferito quello che allora, i cittadini, c'è stato il comune che dice. Va bene, grazie. Siete voi che ci avete fatto la risposta. Sia stato esaustivo nel rispondere durante questa nostra perplessità. Allora, in calcio a 4 dell'ordine del giorno, prima delle votazioni, facciamo prima le votazioni. Allora, chiedo di procedere alle votazioni se non ci sono figli degli interventi. Ok. Chi approva per alzata di mano? Tutti favorevoli, benissimo. Chiedo di votare quindi per l'immediata eseguibilità. Chi approva? Ad unanime. Allora, in calcio al 4 dell'ordine del giorno c'è la precisazione che devo fare in merito al 1° dell'ordine del giorno, in quanto ho omesso la lettura del punto del verbale del 4 luglio, dovete perdonare con costanza attenzione, non l'avevo letto. Articolo 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000, verifiche quindi generali del decreto direzionale 2023-2025. Se non ci sono ulteriori comunicazioni. Ok. Abbiamo il consigliere dell'assente. Sì, pure io. Sì, ho già riportato in automatico che sia stato con gli assenti. Se dicono lui. Ok. La seduta può riunirsi con questa grazie e buona giornata. E devo dare riscontro.